l'imperatore perde il pelo ma non il vizio. Assolutamente. Hai messo la cintura? No. Dai. Hai visto come sono diversi, tio? Siamo passati dalla ipertecnologia elettrica e dal giovane che parla italiano al nostro amico qua che non parla italiano. Vecchia macchina. Ma il tassametro questo ce l'ha? Non ci ho visto. Tazzi sul tempo. Boh. Napoli? Bari, Bari, non Bari. Napoli. Eppure voglio sapere se è quello il tassametro. No, dici. Boh. Lo dici. Ce lo chiederà. Forte, molti non conoscono le strade, non conoscono i posti. Forse perché sono troppo nuovi. Boh. No, più avanti, più avanti. Sì, sì. Più avanti, più avanti. Sì, all'altra rientranza. Quant'è? How much? Euro? No, lek. Cioè, ha senso, va, eh? Spettacolo! Wow! Ok, how much? Lek? Quanto? Il prezzo non parla. E fai vedere quanto? Un minuto. Sembriamo Totò e Peppino. Lek, capolero, lek! €12, 2 km e 7. Tiro, potevi anche risparmiarti. Dai al presidente i soldi. Dai. Beh, carburante costa caro. Ciao caro, grazie. Ciao, 12, mamma mia, l'andata. Quant'è? 7. Traiamo le conclusioni. Traiamo. Sono conclusioni amare, eh? Amarissime, direttore. Che vuoi fare? Tu riprendi me, io riprendo a te. La più stupida, la più stupida delle situazioni, eh? Che vuoi fare? Insomma, abbiamo speso alla fine della fiera €7 all'andata e €12 al ritorno. Sono 20 euro. Se la facevi a piedi, per fare 6 km, scendeva anche la pancia, scendeva. Buonanotte Tino, ah no, insieme dobbiamo dormire. Il problema è quello, che dobbiamo dormire insieme. Non ci voglio pensare. Non ci pensare. Ciao Tino, ciao. Fin qui la tua scorribanda serale nei taxi di Tirana. Ho visto. Mi stai mandando a piedi. Ti sto mandando a piedi. Eh? Quei 2,7 km li stiamo facendo a piedi. Ti piange il cuore? Assolutamente no. Sei un infame, sei. Mi stai mandando a piedi 2,5 km. Morire per dire. Ora, perché mi sono voluto fermare per approfondire? Perché parliamo delle grandi catene di taxi, non questi gialli alle nostre spalle, ma quelle con la scritta auto elettriche, soprattutto quelle. Beh, la più importante, la più diffusa è la Lux. E noi abbiamo proprio parlato con un tassista della Lux per farci spiegare, guarda come sprecciano i taxi, sono tanti, tantissimi, per farci spiegare come funziona, quanto guadagna, come si fa a vivere a Tirana con il suo stipendio. E beh, allora Tino, a differenza tua, quell'uomo sfama la sua famiglia lavorando 12 ore al giorno. Posso vedere che è colpa mia se non sono sposato? No, anche per sfamare se stesso. 12 ore al giorno senza mai fermarsi. Cioè, una macchina ha due autisti, due piloti, ok? Lui e il collega, e si alternano 12 ore uno, 12 ore l'altro, 12 ore uno, 12 ore l'altro, senza conoscere pausa.
quindi Natale, Capodanno, Ferragosto, estate, autunno, inverno, non conoscono pausa, a meno che non dicano alla compagnia: guarda, non mi sento bene, e lì non c'è la malattia, Tino, non esiste, non mi sento bene, la lascio a posto nel mio turno, non lavoro, non guadagno. E sì, perché il loro guadagno è relativo a quanto riescono a far entrare nelle casse della compagnia. Fatto 100 lecco euro, tanto la stessa cosa, l'incasso di una giornata, nelle loro tasche va il 40%, dunque 40 euro o 40 lec. Facendo due calcoli, lavorando tutti i giorni del mese, 1100 euro riescono a portarli a casa, ma come ci ha detto l'amico tassista, è difficile andare avanti, seppure uno stipendio superiore alla media, perché quello medio oggi, dopo le riforme che ci sono state, è intorno ai 5-600 euro, prima era 4, Tino. Cioè, e abbiamo cercato di capire come si può andare avanti, e dunque compri nei negozi dove puoi assolutamente risparmiare, ma nonostante tutto è difficile, Tino, arrivare a fine mese, non come te che per fare un... Ah, mi chiedevano nei commenti, ma ha la busta paga, Tino? Sì, Tino ha la busta paga, è regolarmente assunto, lui è proprietario e assunto, è così, Tino, è così, quindi per i taxi funziona così. Quindi io proporrei, facciamo 12 ore io e 12 ore tu. Tu 12 ore di lavoro, ma se tu dopo 4 ore c'hai la lingua fuori, non riesci a fare, scodinzoli, vedi, questa è la compagnia che stavamo apposta citando, anche se ce ne sono tantissime. Allora, Tino, dobbiamo... Tino, non ti distrarre tutte le volte, è possibile che il fatto che tu sia vacantino, sia single, deve entrare in ogni servizio. Dai... Dicevo, ce ne sono tanti, ma questi su Tirana hanno circa 350 vetture. Questo così, una curiosità. Tutto ciò che invece abbiamo vissuto personalmente sulla pellaccia di Tino, l'avete visto. 420, sono 4 posti riservati ai taxi. Ce ne sono tantissimi di posteggi, ma vedrete una grossissima differenza fra le automobili. Così come vi abbiamo fatto intravedere, ci sono quelle più nuove che per la maggior parte sono elettriche. Vedi questa Lancia? Vabbè, è una Lamborghini di un certo tipo, Tino. Stanno di tutti i colori, eh? Sì, di sì. Tutti i colori. Vabbè, ma anche si vede che gira la pila. Cangiante. Gira la pila, eh? Certo. Gira la pila, te lo dico che gira la pila. Quelle più nuove sono elettriche. No, no, la pila, le terrisi, i soldi, la moneta, c'è un giro di moneta pazzesco, pazzesco, e non intendo lec, euro, qualunque cosa, vai, vai, Tino, vai, qualunque cosa, qualunque cosa, vuoi qualcosa? No, non, tu non l'avrai, lo sai. Quelle più nuove sono elettriche, quelle più vecchie, come quella là, sono a combustibile fossile e dunque... Siccome la benzina costa 6, il diesel costa 6, cioè costano tantissimo, diciamo spesso il tassametro non gira, Tino, a queste macchine. No, gira loro. Ecco, il prezzo lo fanno loro, anche se c'è una legge che obbliga tutti i tassisti per avere la licenza a utilizzare il tassametro come in qualsiasi altra parte della terra. E questo ce lo conferma anche un ragazzo che lavora alla reception di un noto albergo della città di Tirana. Senti, Tino, senti. Devi dire prima, tu dici loro, perché è una regola qui, ma loro non la rispettano. Non la rispettano. Perché è una regola, se vuoi lavorare con taxi, devi fare il tassametro. Devi fare il tassametro. Quindi sono loro che fanno i furbi. Esatto. E quindi quei 12 euro probabilmente... Se avete un numero valese, io gli darò il numero del taxi Lux e potete chiamare da dove siete. Sì, vabbè, l'ho segnato ieri prendendolo dalla macchina. Sì, sì. L'ho già segnato. 048. Sì, quello là. 633. Sì, sì. Quello là. Va bene. Con loro puoi pagare, se vedi macchine elettriche puoi pagare poco, se vedi questi altri che sono con la NATO costano di più, posso pagare quello che vogliono loro, diciamo sì. Così. Per esempio, se vai sull'aeroporto con Taxi Lux paga 11 euro, se vai con questi altri paga 20 o 25 euro. Quando dico preferenziale intendo dire
preferenziale, Tino, nel senso, guarda che corsia hanno a disposizione in quel di Tirana i taxi e i bus della città. Guarda un po', hai visto quanto è ampia? Hai visto quanto è comoda? Hai visto quanto l'asfalto è asfalto? Per ora, e solo per ora, è quasi tutto. Ci piace scoprire un po', andare a indagare e a ficcare il naso. È quasi tutto. Taxi? E mi lasci qua. Sì, 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 toppari. Visto? Go. Go. Sì, go. Figo. No, quella è un'altra cosa. È bello. No, 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 no. Le fanno le multe qui? Un po'. Un po'. Non tanto però, è vero? No, no. Perché ho visto le borse di contrabbando, cioè quelle false, non si possono vendere ma le vendono. Non si può fumare ma fumano. I datteri non si possono mangiare. Non si fa. Però non fanno tanti controlli, vero? Un po', un po'. Lasciano un po'. Ogni tanto qualcuno paga per tutti. Comunque se uno sa guidare a Tirana può guidare in tutto il mondo, eh? Sì, sì. Ma questo taxi è il tuo o di una compagnia? Di una compagnia, di un'azienda. Mia, ah. Shock. Un tre taxia. Ah, tre, ok. Tre. Ah, quindi voi siete una piccola compagnia di tre taxi. Dove sia che sono i defunti? Pavarsia. La Harta, Harta. L'indipendenza. Harta, Harta. Ah, ho capito. Ma che cazzo dici? Non hai capito un cazzo? Che dici? Ho capito, ho capito. Ma vedi com'è? Non ha capito niente, dice ho capito, ho capito. Harta. Dobbiamo fare arte, quindi hai anche gli artisti. C'è cioè, artisti, di Harta, non Harta. Ecco qua. Eccolo là, il castello. Perfetto. Quant'è? 6. 6? Più o meno lo stesso tragitto. Una volta 7,50 euro. Una volta 12 euro e una volta 6 euro. Ottimo.